Buongiorno, con qualche minuto di ritardo, ma ci siamo, come vi avevamo preannunciato. Abbiamo una riunione di redazione oggi ricca, nel senso che abbiamo un ospite, diciamo, straordinario. Abbiamo con noi il numero uno di Google Italia, in realtà, per essere più precisi, Carlo D'Asaro Biondo, che è alla mia sinistra, è il presidente di Simea di Google. Cosa vuol dire Simea? Vuol dire Sud-Est Europa, Medio Oriente e Africa, quindi perfetto. dalla Russia al Sudafrica passando per Dubai. Ecco, quindi come capite questo signore governa Google su tutte queste aree mondiali, per cui un manager di primaria importanza e grandezza. Lo ringraziamo di averci onorato di questa presenza e direi che a me piace sempre presentare un po' le persone, il manager. E quindi vi dirò che è nato nel 65, quindi è un signore giovane, Sì, nonostante ancora. abbia una carriera alle spalle molto ben strutturata. Parte in KPMG, dove dopo 12 anni diventa Chief Executive Officer. Prima di In Francia. entrare in Francia. Prima di entrare in Google riveste una serie di ruoli manageriali, dice il curriculum che ci ha fornito il suo ufficio stampa, dove c'è una parola chiave, dice guidando il cambiamento di importanti aziende. Il cambiamento, questo è un tema di cui magari. A cui siamo tutti sottoposti ogni giorno, volenti o nolenti, no? Sì. C'è poco da fare. Vedo dunque che lei è uno specialista di cambiamento. Spero, ci provo. Dicevamo di KPMG, poi è diventato CEO del gruppo per la Francia, ha fatto parte del team globale che ha sviluppato i servizi di consulenza internet dell'azienda. Nella fine anni 90, sì. Fine 2001 Vice President e General Manager per le attività di comunicazione e media di Unisys. Febbraio 2004 entra in America Online Europe col ruolo di Senior Vice President per le telecomunicazioni. 5 mesi dopo Chief Executive Officer di AOL France e 3 anni dopo Presidente di AOL Europe, quindi come vedete questa capacità di progressione. Ha guidato l'azienda durante la transizione di Internet dalla tecnologia dial-up alla banda larga, oltre ad aver introdotto un modello di business pubblicitario basato sulle vendite, implementando un articolato programma di cessione, ristrutturazione e riposizionamento. E prima di arrivare a Google è passato per i media con il gruppo Lagardère, inizio Ascetto, più conosciuto con Ascet, Ascetto come Rusconi, esatto, sicuramente in Italia. in Italia gruppo Rusconi. Dunque è partito dalla finanza di KPMG e approdato all'editoria. E unendo editoria e finanza e tecnologia, forse abbiamo la ricetta di Google, o no? Ma È la Google, sintesi. sì, Google sono tante cose Cos'è diverse. Google? Ci racconti, visto dalla cucina. Ma direi Google innanzitutto è un'azienda con, cominciamo dai principi di management molto chiari. Ho scoperto arrivando da noi che c'è una regola che dice che il 50% degli impiegati devono essere ingegneri, persone che non si occupano di far soldi, a cui anzi fa anche un po' schifo occuparsi di questo, ma che sono tutto il giorno a pensare soltanto ai prodotti di dopodomani, a cosa portare agli utenti, a come sviluppare tecnologie. E massimo 50% sono persone come me che gestiscono i rapporti con l'environment, che possono essere sia commerciali che sociali. La seconda caratteristica è che lavoriamo su delle tecnologie che hanno un fortissimo impatto sociale. La ricerca è stata fonte di grossissimo cambiamento per tutti. Oggi, se ci togliessero il motore di ricerca, ciascuno di noi perderemmo la capacità di informarci in un certo modo, ognuno di noi perderebbe qualcosa, no? Se mi porta via il telefonino soffro, se mi porta via il motore di ricerca soffro, poche altre cose mi faranno soffrire altrettanto se me le tolgo. È una capacità di rimettersi in discussione costante. Direi da Google siamo continuamente, ci rimettiamo in discussione ogni giorno, il che è per certi versi anche molto stancante, per essere onesto. È piacevole, ma anche molto stancante. Intanto vi presento una persona
una nostra collaboratrice molto autorevole, che è Alessandra Filippi, che mi aiuterà in questa intervista proprio su domande un po' più filosofico-culturali. E poi il resto della redazione ha preparato qualche domanda, qualcosa è arrivato anche dalla rete, mi pare, no? Qualche sì, domanda stanno arrivando dai lettori, per cui insomma ci prepariamo, cercheremo di dare molto ritmo a questa chiacchierata. Alessandra, vuoi cominciare tu? Sì, io volevo cominciare con una domanda relativa alla qualità dell'informazione. Il web e quindi anche Google hanno completamente rivoluzionato i sistemi di trasmissione del sapere e la qualità dei contenuti in qualche modo ha ceduto il passo alla quantità. Però noi sappiamo benissimo che l'informazione non è conoscenza. Oggi come oggi voi siete un motore di ricerca e dunque quasi potremmo dire in modo, mi passi la metafora, un distributore automatico di informazioni. Capisco che non sia né il ruolo né il momento per Google magari di pensare a questo aspetto, ma pensa che in futuro sia possibile che vi possiate impegnare su questo fronte e catalizzare l'attenzione sulla necessità di stabilire degli standard di qualità dell'informazione del World Wide Web? La domanda è complessa. Direi la prima cosa, io proverei a definire Google come uno specchio. Noi rispondiamo alle domande che si pongono le persone fornendo l'informazione che c'è su internet. Quindi se l'informazione non c'è non la possiamo fornire. E cerchiamo di essere uno specchio più fedele possibile del mondo. Non siamo un censore, non siamo un giudice, non è il nostro ruolo definire quello che è valido o quello che non lo è. Il nostro ruolo è fornire in totale trasparenza l'informazione per quello che è. Quindi venga quello che stava dicendo lei. Sono perfettamente cosciente e anche d'accordo sul fatto che viviamo in un mondo imperfetto e che spesso su internet si trovano contenuti sul quale valore ci si possa porre delle domande. Ma il mondo deve rimanere quello che è. È giusto che ci siano anche dei contenuti che magari hanno meno valore di altri, anche perché il giudizio di valore dipende comunque da considerazioni soggettive. Nel definire degli standard, certo, direi che gli standard vengono protetti da diverse cose. Non dimentichiamo il valore dei marchi. Oggi stiamo vedendo su internet ricrescere, prendere importanza i grandi marchi media, in termini di traffico, in termini di risultato. Perché? Perché garantiscono un certo valore, un certo contenuto. Noi stessi investiamo in diverse iniziative volte a creare delle radici locali. Noi non vorremmo di un mondo, oggi uno dei problemi di internet è che è estremamente anglosassone, i contenuti sono molto angloamericani. Google in ogni paese in cui è presente cerca di investire nel fare in modo che i contenuti locali vengano portati avanti e che il web corrisponda al mondo reale, quindi portando anche contenuti di valore. Penso a quello che abbiamo fatto per portare musei online, 161 musei, 32.000 opere d'arte. Penso a quello che facciamo per digitalizzare libri, in cui ci dici sì, ma digitalizzate vecchi libri. Sì, soprattutto quelli, perché internet deve rappresentare la storia, eccetera. Creare radici locali perché internet rappresenti e corrisponda al mondo reale più possibile e quindi anche porti i valori dei paesi in cui mi opera. Sembra che questo sia un concetto che le è molto caro, perché se non ricordo male in un'intervista lei parlava dell'importanza dei contenuti locali e riferendosi anche all'Italia in qualche modo si lamentava del fatto che a fronte di un patrimonio culturale immenso noi abbiamo solo il 10% del nostro patrimonio culturale online reso visibile. Anche però, meno purtroppo. Sì, forse anche meno. Condivido assolutamente con lei questo pensiero. Però forse si dimentica, e poi magari dopo parleremo del Google Art Project, si dimentica che qui in Italia da noi c'è un problema serissimo di mancanza di politiche culturali serie e quindi che cosa succede? Che è vero, i nostri contenuti, i nostri musei e il nostro patrimonio culturale non è online e non è visibile. Come dice lei, se la gente non lo vede online non lo vedrà, non lo vede oggi e non lo vedrà domani, ma è anche vero che noi soffriamo di musei che stanno chiudendo le porte, una moria di musei che è infinita e che attraversa tutto il paese, quindi forse il nostro problema è a monte ed è quello di riuscire ad attuare delle politiche serie, convincenti e
continuative, che non vadano a singhiozzo. Non crede che sarebbe più importante avere un museo virtuale, cioè un museo reale e non uno virtuale? Preoccuparsi. Quindi la domanda qual è? La domanda è: perché noi, invece di mettere online i musei, non cerchiamo di fare delle politiche tutti insieme, privati, grandi aziende, colossi come magari voi, per salvare... Siamo prontissimi a farlo, l'abbiamo dimostrato in varie occasioni. Ti faccio dire una cosa: noi ci occupiamo di internet, Google, quindi io posso proporre delle soluzioni che digitalizzino dei contenuti, che aiutino a portare le cose su internet. Non abbiamo la pretesa di risolvere i problemi interi del mondo, riteniamo però che lavorare su internet possa dare un grosso contributo, quindi cerchiamo di farlo. Sull'Italia un rilievo per me è fondamentale. Oggi l'Italia, ma anche la Francia, paesi in cui vivo ormai da 14 anni, sono paesi esportatori importanti, hanno un marchio, un valore paese fondamentale, che però si basa su qualcosa: la nostra cultura, il nostro patrimonio e il livello di sogno che possiamo dare. Un cinese, un giapponese, un australiano compra un prodotto italiano perché ha comprato un aspetto di passione, un qualche cosa che gli dà un valore intrinseco ma molto forte, legato a un certo stile di vita, a un certo modo di porre le cose. Sono convinto che se come società ci rendiamo conto dell'importanza di questo e lo cominciamo a difendere realmente tutti insieme, ognuno portando quello che può portare, faremo un grosso passo avanti. Mi ricordo, parlavo con un nostro governante qualche mese fa, che mi diceva: ma perché c'è meno turismo oggi verso determinate zone dell'Italia, le isole, la Sicilia, il sud dell'Italia, eccetera? Dico: perché purtroppo quando un tedesco, un francese, un inglese, un americano o anche un russo sceglie dove andare a viaggiare, oggi parte da internet. Quindi noi abbiamo un ruolo da gestire, in quanto Google, contribuire in modo responsabile a far sì che quello che lei ha suggerito possa essere fatto, ma non chiedeteci di andare al di là di internet, perché non è il nostro compito e non avremo neanche delle leve per farlo. Diceva governante, intende dire un ministro? Sì. No, c'era un'eccezione un po' negativa verso la classe dirigente politica italiana? Ah, non mi chieda di giudicare la classe politica italiana come quella di altri paesi, non è il mio ruolo, non è il mio mestiere. Però lei si interfaccia col paese, no? L'Italia allora, da questo punto di vista? Un momento delicato, il governo tecnico, Berlusconi, allora, lei che gira molto, che sensazione ha? Sul governo tecnico non posso che portare, direi essere estremamente da una parte rispettoso, da un'altra parte contento. Penso che porsi le domande in modo tecnico, depersonalizzandole delle passioni e cercando di fare quello che è logico, sia bellissimo. Penso che oggi avere dei governi che non si occupino soltanto del consenso, ma si occupino di fare quello che è giusto, sia una strada bellissima da vedere. Fa piacere, fa bene ed è portatore di valore. Quanto a giudizio sull'operato di un governo o di un altro, io credo che è importante capire che in un mondo globalizzato la popolazione è quella che decide come usare certe tecnologie e certe istituzioni. Il telefono mobile, quando fu creato, ricordo che McKinsey, per cui ho un immenso rispetto, ma disse: boh, sta cosa non ha futuro. Il motore di ricerca, quando fu creato, nessuno, ma nemmeno i fondatori, forse loro sì, l'hanno chiamata Google, che vuol dire una cifra enorme, ma a parte loro non so chi ha immaginato che avrebbe preso l'importanza che ha preso. Se mi chiedeva a me 3 anni fa, ma per Google investire su Android e fare telefonia mobile sarà importante? Ecco, io non avrei immaginato che in 3 anni 20% delle ricerche sarebbero fatte da un telefono mobile. Quindi penso che bisogna stare un pochettino più all'ascolto. Per me la parola fondamentale è ascolto, e credo che oggi ci cerchi di ascoltare in modo qualche volta sbagliato. I nostri governi partono di vista e capiscono quello che vuole la popolazione, ma ascoltare e capire quali sono i veri valori e portare avanti quelli è importante. Internet è un acceleratore di queste cose, ma non le può sostituire. E già che ci siamo, un flash sulla Francia: lei oramai vive a Parigi, queste elezioni francesi l'hanno un po' stupita, la sconfitta di Sarkozy, il successo della Le Pen, il successo della sinistra, come lo vede? I mercati ieri hanno sofferto questa notizia. A me quello che fa paura è vedere gli estremi prendere importanza. Vedere la perdita di alcuni valori, cioè io vivendo in Francia ho notato che oggi il valore fondamentale diventa la gelosia. Sono geloso di questo perché guadagna, geloso di quell'altro perché fa questo. L'invidia. E invece di portare avanti dei valori positivi di costruzione comune, si ricomincia a polarizzare. Questo porta alla crescita di estremi, e vedere che un partito xenofobo, razzista, può prendere il 20% dell'elettorato di un paese come la Francia, a me terrorizza. Mi terrorizza perché è una forma, il razzismo è una forma di ignoranza. È impossibile pensare di vivere in un mondo globalizzato oggi e pensare, come abbiamo fatto noi, riserve di tipo etnico. Ma non so,
la nostra convinzione era, no, deindustrializziamo, portiamo tutto in Asia, tanto noi manterremmo la capacità di creare. Abbiamo visto dove ha portato. Ogni forma di razzismo, di credere che siamo superiori per una questione di colore della pelle piuttosto che di nazionalità, ha portato nella storia sempre a disastri. Ecco, pensare che oggi parte della popolazione colta sia ridotta a credere in questo fa veramente male. Torniamo a Google. Vogliamo parlare di qualche cifra? Che in Italia il giro d'affari di Google? Non sono autorizzato a parlare di cifre. Noi forniamo le nostre cifre globali, siamo una multinazionale quotata e non possiamo fornire le cifre quando dei paesi rappresentano meno di 10% del nostro fatturato. Posso dire che la crescita della ricerca su internet in Italia è ancora molto forte, siamo a ritmi del 25-30% l'anno e siamo a livelli di 120-130 milioni di ricerche al giorno. Quindi questo è un'idea dell'importanza del fenomeno ricerca. Fatturato non sono in grado di dargli. A me hanno zufolato, un uccellino mi ha detto che nelle vostre riunioni interne per il 2015 avete messo in budget 2 miliardi. Magari. Sarebbe bellissimo arrivare a questi livelli. Guardi, il fatturato è solo la risultanza di quello che si merita. Cioè, più valore si porta, più valore si può prendere. Google si basa su un principio. Direi, mi faccia ricordare questo due minuti, forse ci metto un attimo, ma è importante. Come Google guadagna dei soldi? Google guadagna su un principio molto semplice. Immagini di avere un albergo a Roma o a Milano. No? Dice, ho un albergo, comprerò la parola chiave albergo a Milano. So che ogni volta qualcuno compra una camera da me guadagno 20 euro, un'ipotesi. E so che ogni 20 persone che arrivano sul mio sito tramite il piccolo annuncio comprando l'albergo a Roma che apparirà su Google a destra, so che ogni 20 persone che arrivano uno compra una camera. Posso comprare questo parola albergo a Milano per massimo un euro, giusto? Ecco. Questa formuletta applicata al turismo prima, alla tecnologia dopo, tutto quello che è e-commerce e poi piano piano all'insieme dei settori industriali nel mondo intero, ha portato Google dov'è? Con due principi fondamentali. Il primo, il prezzo non lo facciamo noi ma lo fa lei che ha l'albergo a Milano, e il secondo, che è altrettanto importante, è che paga soltanto se è avvenuta la prestazione che cerca, cioè il click. Google è cresciuta perché ha stravolto una logica fondamentale del marketing portando la performance, cioè paghi solo se hai un risultato. E quindi io in fondo quando torno a casa la sera e mi lavo i denti o mi rado, no, la mattina mi rado, sono contento perché mi dico so che vendiamo qualcosa che porta un valore. E il nostro fatturato non è altro che una risultante di questo valore. Possiamo scomporlo? Le faccio la domanda in diretta, vedo, non mollo la presa e la preda. Prego. Scomporlo i vostri ricavi, quelli italiani? Le posso scomporre quelli globali e quelli italiani forse non sarà tanto distante. Ti ripeto, non posso fare qualcosa che da noi è considerato come essendo illegale perché ci tengo il mio posto di lavoro e quindi non le darò le cifre. Non vogliamo metterla in difficoltà. È illegale farlo e non lo faccio perché spero di meritarmi di rimanere dove sono per un altro po' di tempo. A livello globale le direi questo, la ricerca, cioè la formuletta di cui le ho parlato adesso, moltiplicata per il search, rappresenta oggi circa 80% dei ricavi. In crescita o in discesa? Continua a crescere perché a livello globale il numero delle ricerche su internet continua a crescere. Siamo a 4 miliardi di ricerche al giorno a livello globale, eravamo a 3 miliardi e mezzo se non sbaglio 8 mesi fa. Quindi continua a crescere, magari cresceremo meno di questo livello di crescita perché non tutto si monetizza, ma è naturale che finché cresce la ricerca cresciamo anche noi. Anche perché cresce molto su telefonia mobile. D'altra parte la telefonia mobile ormai rappresenta quasi il 20%. Sono cose diverse, si cercano cose diverse su un telefono, ma si continua a cercare. Per fortuna che abbiamo fatto questo investimento tempo fa. Il resto, il restante 20%, è vendita di pubblicità su siti web e YouTube. YouTube è diventato importante, è il secondo motore di ricerca al mondo oggi, attraverso il video e i contenuti, ha preso una dimensione veramente rilevante. E anche quello che chiamiamo il nostro display network, cioè l'insieme dei siti che ci affidano, tramite le nostre tecnologie, la commercializzazione della loro pubblicità. Anzi, ne approfitto per dire una cosa che non si dice quasi mai: Google distribuisce circa un poco meno di 25% del suo fatturato ai suoi partner che gli forniscono contenuto, che sono nel settore della stampa piuttosto che dei video, anche di vari contenuti, che siano audio o altro, con un principio che noi vendiamo la pubblicità, voi portate il contenuto e il contenuto, a seconda di quello di cui stiamo parlando, vale tra il 60 o il 55 e il 70% del valore pubblicitario. Certo, finché il 100% è piccolo,
Però questo 100% cresce ogni giorno e permette sempre di più di creare modelli di business interessanti. Infatti sulla pubblicità del futuro, a fronte di quel 2 milioni di cui parlavamo, il mercato italiano che tipo di sviluppo avrà secondo lei? Ma direi che il mercato italiano ha varie caratteristiche importanti. La ricerca in Italia è importante e vediamo oggi arrivare anche importanti operatori che fanno ricerca verticale, no? Amazon per il prodotto piuttosto che altri. L'e-commerce è ancora molto piccolo in Italia, se facciamo oggi lo confrontiamo la Spagna, per esempio la Spagna ha quasi due volte più e-commerce dell'Italia confrontato con il totale delle vendite retail, quindi c'è un potenziale di e-commerce da far crescere. Terzo, in Italia abbiamo una frammentazione dei media, secondo, particolarmente forte, il che rende difficile la situazione perché c'è più concorrenza e quindi naturalmente la divisione di una torta che è la stessa. Ulteriore elemento, abbiamo poco in Italia aziende locali che si sviluppino su internet, i pure player in Italia sono pochi, rispetto a Spagna, a Francia molto meno, quindi questo fa sì che l'economia internet sia sviluppata meno in Italia che da altre parti. Comunque l'economia internet in Italia, secondo il Boston Consulting, rappresenta oggi il 2,3%, mi pare, o 2,4%, quello che è del PIL italiano, e crescerà dal 2015 moltiplicandosi per 2 circa. Quando arriveremo al 5% del PIL italiano che è prodotto o da e-commerce o da aziende che direttamente lavorano intorno a internet, parliamo di qualcosa di fondatore, di fondamentale, di estremamente importante, e credo che sia il settore industriale, se vuole, con la più grossa crescita prevista nei prossimi anni. Questo quindi importante per l'economia e per lo sviluppo. A noi di Affari Italiani ci fa particolarmente piacere perché appunto noi siamo nati come giornale sul web e siamo un pure player dell'editoria online. E da questo punto di vista però gli editori, quelli incumbent, come si dice, quelli importanti, no? Quelli che Beppe Grillo chiama salme che parlano di tombe. Wow. Con un'espressione un po' forte, però sì. Insomma, Beppe Grillo così. Ma io dico, questi editori non vi amano. Dice, ma loro prendono i nostri contenuti, ci fanno un bel po' di ricavi pubblicitari, non hanno costi, con un solo algoritmo fanno un giornale che è la somma di tanti giornali e quindi è un po' per noi una fregatura. Lei giustamente ha detto no, che c'è un ritorno pubblicitario. Ma, allora, per loro, però la questione non mi sembra... Mi faccia rispondere in modo ordinato. Prima di tutto vorrei ricordare per quello per me è un principio fondamentale che dobbiamo purtroppo tutti accettare. Non è che perché sono grosso oggi rimarrò grosso domani. Cioè viviamo in un mondo in cui si è tutti rimessi in discussione ogni giorno. E dire perché sono la più grande azienda italiana merito di esserlo domani. Meriterai di esserlo domani se porterai valore al mondo in modo che giustifichi la tua esistenza. Questo rischio c'è anche per noi. Mi trovi, quando dicono non investiamo, non conosco altra azienda che abbia il principio di dire 50% dei miei impiegati si occupano del futuro e quindi della mia rimessa in discussione, di meritarmi di vivere domani. Noi investiamo in tecnologia. Facciamo circa 40 miliardi di fatturato in dollari all'anno, poco meno 39 quello che è, crescendo a ritmi del 35 ancora, del 25% rispetto all'anno scorso, quindi ancora molto rilevanti e continueranno a esserlo nel futuro, perché ci rimettiamo in discussione costantemente. Gli investimenti, noi investiamo circa 6 miliardi, si apre i nostri bilanci, cosa che chissà perché non fa nessuno, sono pubblici, circa 6 miliardi sono investiti ogni anno in tecnologia. Ci rimettiamo in discussione e investiamo, quindi dire Google non investe, non credo che loro investano in percentuale quanto investiamo noi, e forse questa è parte del problema. Il secondo aspetto è questo, forniamo valore mandando traffico, utenti, ai loro siti. Tant'è vero che per quanto siamo criticati, mi pare che nessun grande gruppo, non solo in Italia ma nei paesi occidentali, abbia scelto, cosa che possono fare, di non farsi recensire da noi. Oltre a questo, proponiamo delle tecnologie che le aiutano a valorizzare la pubblicità che arriva sul sito. Cioè, diciamo, se tu mi affidi il tuo inventory, quello che non puoi vendere da solo, te lo vendiamo noi. E guardi che è rilevante perché mediamente si riesce a vendere in diretta, tramite telefonate, tramite il solito lavoro che si fa, 30-40% della quantità di pubblicità che si ha da vendere. Il 60% va venduto con altre tecnologie, servono tecnologie come le nostre, che sono investimenti che vengono create. Credo che il problema sia... Rispetto all'Inghilterra, dove il 70% del traffico viene da fuori dall'Inghilterra e siano dimensioni enormi, che l'Italia ci sta mettendo tempo a arrivare a far crescere internet. Il mio timore è che invece
e questo l'abbiamo vissuto negli ultimi anni in maniera molto forte in Italia. Invece di dire benissimo, arriva questa nuova tecnologia, cerchiamo insieme di fare in modo presto che prenda la dimensione che ci permette di rimunerarci, molti hanno fatto di tutto per frenarla. È un po' come dire, sto attraversando un fiume, ho i coccodrilli intorno, ma invece di cercare di far presto, vado avanti e indietro nel fiume sperando che il coccodrillo che è davanti non si avvicini. Ma purtroppo... Questa è una critica che io condivido perfettamente, cioè appunto l'Italia da questo punto di vista è fermo. Sai cosa dico io? Che se noi scegliessimo internet come spartiacque storico, no? Come diciamo avanti Cristo e dopo Cristo, se non fosse blasfema l'esempio, prima di internet e dopo internet, e dunque da internet definiamo la capacità di un paese di innovarsi, e vediamo che l'Italia, rispetto anche agli altri paesi europei, citiamo quelli europei, no? Sì. Inghilterra, certo, Francia, certo. Germania, è indietro anni luce. E questo la dice tutta sul sistema. È d'accordo nel individuare in internet il termometro della capacità di innovazione? Ma vede, internet è stato un grosso elemento di democratizzazione. L'abbiamo visto anche, lei ha citato le sessioni con la stampa, no? Spesso magari qualche grande gruppo non ci ama, però lei non me l'ha chiesto, ma io glielo posso dire, conosco tantissimi piccoli gruppi italiani e in tutto il mondo intero che ci vogliono invece un gran bene. E chi l'ha detto che perché uno è piccolo ha più diritto o meno diritto di vivere che uno grande? Ingegner perché De Benedetti permesso, è un po' cattivo con voi, no? Vi ha fatto una denuncia. Ma l'ingegner De Benedetti, è un professionista che ha dato tantissimo a questo paese e che merita tutto, soprattutto rispetto, quindi non sarò certo io a criticare De Benedetti. Credo che il tempo farà bene le cose e che anche De Benedetti si renderà conto che portiamo valore. Però è libero di dire quello che vuole. Io ho solo rispetto per quello che ha fatto, per quello che ha creato per questo paese e per quello che ancora può fare volendo per aiutarci a migliorare. Il gruppo Espresso Repubblica per chi ci ascolta. Poi, se si ritiene, io credo che il problema sia questo, l'Italia è un paese di piccole e medie imprese. Oggi per la piccola e media impresa l'opportunità internet è enorme, perché permette di vendere senza costo fisso, producendo un sito e cominciando a vendere su internet, di farsi conoscere con dei costi molto più bassi di quelli che erano prima, e di poter far leva su delle nicchie, perché nicchie mondiali, no? L'esempio della fabbrica francese, perché ci sono stato poco fa, di vasche da bagno, no? Che non le vendeva più perché erano arrivati i tedeschi, e che dice, ma se io le vendo nel mondo intero, le mie vasche un po' costose in porcellana hanno ancora un valore, ecco. Le piccole e medie imprese beneficeranno tantissimo di internet. L'unica critica che faccio ai grandi gruppi è di pensare solo a loro stessi. Se invece pensiamo all'economia, ecco, c'è da rendersi conto che forse è vero, oggigiorno daremmo forse fastidio a qualche grande gruppo, ma quante piccole e medie imprese, quanti individui, quante parti dell'economia beneficiano da quello che portiamo noi e altri gruppi? E quanto vale questo rispetto all'eventuale sofferenza che forse si crea a chi ha difficoltà a accettare il cambiamento? Però se le telefonassero in questo momento dall'RCS, no, che è in cerca di un amministratore delegato, ed è un'azienda in grande sofferenza ed è il primo gruppo editoriale italiano, quindi stiamo parlando appunto di uno di questi gruppi che avrebbero bisogno di innovazione, lei che consiglio darebbe per come rimodellerebbe una grande conglomerata editoriale? Ma penso che ci sia la prima domanda da porsi sia quale mestiere facciamo. Se il treno si fosse accorto che il suo mestiere era trasportare persone, forse l'aviazione avrebbe avuto un'evoluzione diversa. Io credo che abbiano di fondo due mestieri. Un mestiere è vendere pubblicità, con una capacità di radicamento locale che aziende come la nostra non avranno mai. Cioè, se lei mi chiedesse di raccogliere pubblicità a Milano, presso piccole e medie imprese e presso altri, avrei difficoltà a farlo, forse neanche la voglia, non è il nostro mestiere. E quindi se loro si rendessero conto di questo enorme valore che hanno in casa e cominciassero a sfruttarlo verso internet in modo intelligente, potrebbero creare fatto leva, prima cosa. Seconda cosa, lavorare di più su delle nicchie rispetto ai contenuti e cercare di valorizzare la pubblicità sempre più rispetto all'utente. La grande rivoluzione che vivremo adesso è che fino adesso pubblicità era valorizzata rispetto a delle audience generiche, no? Con internet sono sempre più specifiche. E quindi poter dire io ti propongo di fare pubblicità mandandola a qualcuno che sappiamo avere un interesse in quella pubblicità o di metterla in un contesto che fa senso permette di valorizzare di più. Io non capisco perché la stampa si spara sui piedi, per non dire da un'altra parte, rifiutando di affrontare il problema della valorizzazione dell'utente e del contenuto nella pubblicità.
dire perché la logica della stampa o della televisione era quella della massa, non fare delle logiche di nicchia per evitare di cannibalizzare non ha senso, perché continueremo secondo me a dire utilizzo la stampa e la televisione per l'effetto massa che mi fanno e utilizzo magari lo stesso marchio su internet perché mi permette di passare un messaggio più di nicchia. Oggi siamo in un'epoca in cui c'è da collaborare. Per così. Anch'io che sì. Sto ascoltando in silenzio. Sì. Mi sembra che sia un po' nell'ordine delle cose, quello dello scontro del vecchio di fronte al nuovo che avanza. Penso per esempio quando sono sbarcate le navi a vapore e le barche a vela sono entrate in crisi e i velieri si sono chiesti che cosa diamine faremo domani. Penso quando ha fatto irruzione la fotografia nel mondo dell'arte, i pittori si dicevano adesso noi che cosa facciamo? Continuiamo a dipingere. Però è anche vero che si creano dei problemi all'interno degli equilibri. E a proposito di numeri, voi stavate parlando di numeri prima, c'era una domanda che volevo farle. Si pensa che l'oro del prossimo decennio sembra destinato non più a essere il petrolio, ma quello del controllo dei dati che ognuno di noi produce attraverso smartphone, navigazioni online, sms, quindi economia, consumi, relazioni personali, sicurezza, salute, passeranno tutte attraverso algoritmi e si baseranno su algoritmi. Quindi la domanda è, lei è d'accordo sul fatto che il nostro futuro sarà in qualche modo governato da un grande fratello che già Orwell aveva prefigurato nel suo 1984 e noi poi tutti abbiamo quello che si dice di Google, che sì, è appunto, il cioè, grande e che fratello. Google quindi è candidato a essere il prossimo grande fratello di domani, tenendo conto che c'è un libro interessantissimo, Il potere segreto dei matematici, di Stephen Baker, che è un giornalista americano che probabilmente lei conosce, che dice che la sfida del nostro nuovo millennio è tutta qui, cioè è basata tutta sui numeri e sulle algoritmi e matematica. Allora, io penso che bisogna prima di tutto concentrarsi sugli utenti, sull'utilizzatore. Se mi porta valore a me come individuo, pubblicità più adatta a quello che sono e ai miei centri di interesse, se porta valore, per esempio perché lo utilizzo su un telefono mobile, utilizzare i dati di localizzazione, sapere dove sono, per propormi un servizio, per aiutarmi in qualche cosa, lo si farà. Tutto quello che porta valore agli utenti alla fine viene fuori. Quanto alla questione del Grande Fratello, io non ci credo, ma le dirò per un motivo molto semplice, perché non c'è interesse a farlo. C'è interesse a far qualcosa di cui gli utenti hanno voglia e hanno bisogno. Niente può essere imposto a lungo termine e lo vedrà tutti i meccanismi chiusi. Noi abbiamo una fondamentale credenza nel meccanismo aperto, nel lasciare che il mercato faccia. Tutto quello che si cerca di controllare, di chiudere, di frapporre e finisce con avere delle difficoltà. Non intendevo assolutamente pensare alla chiusura del mercato. Partiamo dal presupposto che Google è simpatico. No, ma se la sua domanda è, se la sua domanda è utilizzando i dati. Il rischio è forse che si possa cadere in una realtà di controllo totale dei numeri, ma che serve anche per anticipare le nostre. Ma non vedo chi abbia interessi in questo controllo. Si tratta di utilizzare delle informazioni per fornire un servizio. E il servizio è assolutamente fondamentale. E secondo, farlo con una certa trasparenza. Cioè, noi abbiamo messo in piedi dei meccanismi che permettono a ciascuno di definire su Google, va in alto a destra, c'è un punto, preme e dice non voglio pubblicità, non voglio ricevere certe cose. Se dice di no, non le riceve più. Faremo anche delle campagne perché la gente sappia sempre di più che può controllare le informazioni su se stessa che vengono utilizzate e per quello che vengono utilizzate in maniera sempre più dettagliata. Queste tecnologie evolvono costantemente. Quindi il controllo rimane in mano all'utente. Ora però perché, se la tecnologia lo permette, bisogna impedire a qualcuno di dire io voglio dirti dove sono perché mi fornisci un servizio, perché mi dici guarda vai lì accanto e trovi qualcuno, trovi un amico, trovi un prodotto, trovi qualche cosa. Tutto quello che fa senso. Quanto al fatto che questi dati possono essere utilizzati per finalità distorte, certo, teoricamente questo rischio esiste. Ora, quando guardate le aziende della dimensione e di Google, è difficile che noi prendiamo il rischio di perdere quello che abbiamo creato perché ci mettiamo a fare delle cose assurde, e penso che ci sia un buon senso. Il buon senso è sempre lo stesso, è portare valore all'utente, e se dobbiamo portare valore all'utente non possiamo fare cose che non abbiano senso e che non portino valore. Dottor Tassaro, noi qui, lei è in una fabbrica di contenuti. Sì. La domanda, in futuro chi sarà più forte, chi produce i contenuti o chi li distribuisce?
Questa è una domanda che ci poniamo da 20 anni, non so se lo si ricorda, lo scaponiamo già 20 anni fa con la TV, eccetera. Ma addirittura si ricorda nella S lunga, sì, la sì, lite esatto. Tra Barilla e la S lunga, ti do la mia pasta, non la voglio, eccetera. È come se lei mi dicesse, prendiamo una medaglia, quale vale di più, il lato testa o il lato croce? Mi rifiuto a questa domanda, nel senso che sono convinto che tutte e due siano fondamentali. Certo, in alcuni momenti il valore va più da una parte più dall'altra, quando è arrivato internet la distribuzione è cambiata e quindi i produttori di contenuti hanno sofferto, poi però il contenuto torna fondamentale, la distribuzione sono delle onde, se vuole, che cambieranno costantemente, perché come dire, nel mondo è più importante l'uomo o la donna, ma che vogliamo, è una coppia destinata a convivere con alti e bassi, con alti e bassi up e down, in fondo a volersi bene. Lei ha citato prima dei gruppi, no? Che hanno teoricamente dei problemi con noi, ma lavorano tutti con noi. Senta, ma lei la mattina prende il giornale cartaceo col caffè, quando è che ha sfogliato l'ultimo cartaceo? Questa mattina, il Corriere della Sera, per il quale confesso di avere un grandissimo affetto da sempre, che leggo tutte le mattine quando sono in Italia, e quando non sono in Italia lo leggo sull'iPad. Quindi il cartaceo, leggo tre giornali al giorno. Ha ancora un futuro, il quotidiano cartaceo? Allora, il cartaceo non lo so, il quotidiano sì. Il quotidiano. Ma li do per cartaceo, che io legga su carta, o su papiro o su iPad, a me non interessa. Quello che mi sembra fondamentale è il valore che porta la stampa, chiamiamola stampa perché è il nome che gli si continua a dare. No, no, dobbiamo essere precisi, perché quella è stampa, la nostra, quella di Affari Italiani, non è stampa, ma facciamo anche noi un quotidiano. Io le stavo rispondendo. Ecco, il quotidiano per me ha un valore fondamentale, perché aiutarmi a districarmi nella massa enorme di informazioni che esistono, per dargli un senso, è una cosa per cui siamo, secondo me, tutti pronti a pagare. Sì, però se lei legge il Corriere al mattino, legge, è come vedere la partita in differita. A lei le piace la diretta o la differita con il risultato acquisito? Se io leggo il Corriere, noterà che ogni giorno ci sono degli approfondimenti. Questi approfondimenti sono valore. Quando io ho visto la partita, mi piace vedere il gol in diretta, ma mi piace magari anche il commento, no? Quello che faceva... Certo. E internet da questo punto di vista è inadeguato, deve andare su carta il commento per ma essere gradito. Ma io non ho detto che debba andare su carta, no. Io le dico, i quotidiani hanno una vita importante da svolgere, i quotidiani su internet hanno davanti a sé un futuro, secondo me, di crescita sempre più forte. Di questo come una Affari parte, Italiani sì, le siamo molto una grandi. Parte rimarrà magari su carta, ma non mi, cioè, quello, vede, facciamo un discorso diverso, mi dia 2 minuti. Allora, mettiamo che 100 sia il costo di produzione di un giornale. Lei saprà che 60% di questo costo era la distribuzione fisica e la produzione fisica del bene, e 40 era il personale. No, 25 era il personale, 40 erano il restante dei costi, i costi generali, gli uffici, più il personale, più una parte di marketing. Bollette. Quindi bollette, personale e marketing. Io ho lavorato nella stampa per un certo periodo, quello che si faceva all'inizio dei ruoli di internet è dire benissimo, allora, visto che questo 60 è incomprimibile, tagliamo, soprattutto i giornalisti, e poi tagliamo un po' di marketing e tagliamo le spese generali. Che è successo? Abbiamo distrutto il prodotto e quindi quando il passaggio verso internet è dovuto essere fatto sono nati una serie di problemi. Credo che quando internet cresce e si può remunerare questo 40, cioè si farà magari il 60% di fatturato meno, ma si remunera questo 40 e si investe su questo 40, ci possa essere crescita. Credo che chi opera direttamente su internet abbia un vantaggio, perché non si porta dietro nel cambiamento quel 60% dei costi che erano posizioni fisiche del bene. Esattamente. Quindi, il ragionamento se lei, sta sul lancio di Affari Italiani. Se lei mi chiede perché penso che sia più facile svilupparsi oggi quando si parte su internet che non su internet, la risposta gliel'ho appena data. Però se lei mi dice il giornale cartaceo non esisterà più, io penso che esisterà, ce ne saranno forse meno, ma penso che i quotidiani e la stampa abbia un ruolo fondamentale nella società che non potrà cambiare, che non farà altro che migliorare. Stefano Fossati, che è responsabile della nostra pagina Mediatek. Sì, una domanda gliela faccio subito ricollegandomi. Lei ha appena detto che quando non è in Italia legge il Corriere della Sera su iPad. Non mi ha detto un tablet Android, però. Come? Non mi ha detto un tablet Android, però. Non le ho detto un tablet Android? Ecco, e questo è il punto. Cioè, Android ha la leadership tra i sistemi operativi per gli smartphone. Sì. Fatica un pochino ancora sui tablet. Vede, Android è nato 3 anni fa, è diventato in 3 anni il primo sistema operativo per telefoni, partendo da zero. Oggi si svilupperà anche verso i tablet e arriverà. Non sono preoccupato per il futuro di Android, che penso fra Android poi... Devo fare un discorso diverso perché è un discorso importantissimo. Quello che avviene oggi è che uno ha in mano un telefono portatile, una tablet, a casa un televisore, ha una serie di schermi. Ecco, quello che avviene è che si cerca
sempre di più di dirsi come posso far comunicare questi schermi tra loro, no? Sono, ho il telefonino, mando il film, ho la foto, no, di famiglia che vedrò sulla televisione. Android è una proposta di sistema operativo per gestire l'insieme di questi device. Questo è il vero cambiamento che stiamo vivendo. La qualità è fondamentale. Oggi, spero non mi licenzieranno per questo, come tablet l'iPad è un prodotto fantastico, quindi utilizzo quello, ma perché no? Abbiamo un'ottima collaborazione con loro, la ricerca è su moltissimi prodotti, sono anche su iPhone, noi per fortuna forniamo tecnologia, quindi... Acceleriamo, okay. Domande e risposte, perché ci manca un domanda che arriva da un lettore, da Emanuele Cerroni, che ci scrive: in un contesto come quello attuale anche lo stimolo di una cultura imprenditoriale nuova rappresenta una sfida e internet una leva strategica. Google è particolarmente attiva nel fornire con la propria nuvola un approccio innovativo al consumo delle informazioni anche in ambito enterprise, e in questo progetto è accompagnata da aziende italiane che stanno sviluppando competenze specifiche. Come prevedete di promuovere queste competenze per favorire una nuova cultura e di supportare appunto queste competenze in ambito enterprise? Vede, abbiamo un lettore competenti, veloce. Domanda tecnica ma precisa. Penso in due maniere. La prima è continuare a lavorare su tecnologie aperte basate sull'open source, in modo che si possano sviluppare servizi ulteriori, no? Noi forniamo il sistema operativo per alcune attività sul cloud e permettere ad altri poi di sviluppare. E secondo, facciamo sempre di più formazioni, giornate in cui si cerca di sviluppare l'ecosistema dei developers locali, e poi collaboriamo con altri, insomma lavoriamo insieme a tantissime aziende per fornire un servizio completo che permetta di sviluppare queste tecnologie insieme. A proposito di cloud, si parla molto in rete in questi giorni del lancio imminente di questo servizio Google Drive. Mi può dire qualcosa su questa indiscrezione? Beh, ho difficoltà a parlare di servizi prima di quanto siamo usciti, perché se c'è una data in cui ti decidi di parlarne è quella. No, mi faccio dire una cosa. Arriverà una notizia, oggi. Non è che lei può andare via senza darci una notizia. Una buona intervista deve contenere un titolo. Certo. Se no poi titoliamo sull'iPad e la mette in difficoltà. Guardi, siamo soltanto all'inizio di quello che avverrà col cloud. Mi permetta di prendere un secondo per ridefinire di cosa stiamo parlando. L'avere la potenza di calcolo e i dati su internet piuttosto che su una device che sia in casa. Questo è un cambiamento fondamentale. Google farà tantissime cose ancora in questa direzione. Sia verso perché ciascuno possa fruire dei propri dati in maniera sempre più completa. Quindi sì, Google Drive, ma anche tanti altri prodotti verranno fuori nel tempo per permetterci sempre di più di utilizzare e comunicare e fare tramite internet. Immagini oggi un telefono portatile, ecco, quello che cominciamo a fare adesso, per me i cambiamenti verranno sul local, il modo di interagire con l'environment intorno a noi, lì sempre di più verrà fuori perché fa senso, perché è utile. Avverranno sulla fruizione dei dati per poterli passare da una device all'altra. Oggi uno dei miei fastidi è quando ho il film nell'iPad lo vorrei nella TV, quando ce l'ho nella TV lo vorrei nel telefonino, in certi versi, quindi queste tecnologie si modificheranno. E poi cercare di valorizzare tutto questo portando sia sistemi di pubblicità sia di pagamento sempre di più sui telefoni e sulle tablet. Quindi chiaramente, insomma, per me le grosse cose in arrivo sono: chi sarà capace di pagare con un telefono portatile e abbandonare il portafoglio? Questo potrà un cambiamento. Chi sarà capace di far modo che il micropagamento sia facile e semplice, ecco, e tutte queste sono le cose che stiamo lavorando. E su questo fronte Google è particolarmente impegnata, tra l'altro, sul fronte dei micropagamenti col mobile. Penso che ci sono vari operatori che hanno un ruolo da gestire in questo. Noi siamo quelli che possono fornire la tecnologia cosiddetta di front-end, no? Quella che mette in contatto l'utente con le varie piattaforme. Le banche, le carte di credito, hanno altri ruoli da gestire, e spero che in Italia si cerchi ognuno di collaborare piuttosto che di bloccarsi gli uni gli altri, quello che è un po' avvenuto negli ultimi anni e che è un peccato. Un altro letto. Le italiane sono un po' anche questo, oggi sono nell'occhio del ciclone, non sono particolarmente innovative, è vero, non è che stiano incentivando le forme pagamento. Chi ha torto, chi ha ragione, da qualche cosa cominciamo. L'economia internet in Italia è meno importante che in altri paesi, e quindi è chiaro che quando uno dice c'è meno e-commerce o meno voglia di sistemi di pagamento, eccetera. Da cosa bisogna cominciare? Oggi la tecnologia c'è, l'uso del telefono portatile è più avanzato in Italia che in molti paesi. Sì, ma per fare gossip? Per fare utilizzo di dati. Oggi utilizzo dei dati su internet, tant'è vero che le telecom dicono dobbiamo investire di più nel network, no? E quindi c'è un utilizzo di dati molto elevato. Ecco, se da lì ci dicessimo, benissimo, allora cerchiamo il modo di fornire servizi
tramite questo telefono su internet, per le banche c'è un'opportunità enorme, che però con cui ne stiamo parlando, che cominciano a sfruttare. Io li vedo tutti i giorni, sono le persone con cui operiamo e penso che verrà fuori. La famosa foresta pietrificata, come l'ha definito Giuliano Amato. Guardi, è sempre facile, io non, la, mi permette di guardare nello, proprio nell'angolo opposto. Ho capito che vuole essere diplomatico. No, non vuole essere diplomatico. No. Guardi, esco da incontri con banche la settimana scorsa in cui mi dicono come facciamo a fornire il servizio post vendita ai clienti su internet, aiutateci a capire come organizzarlo e strutturarlo. E sono tre o quattro in Italia che si muovono e lo faranno in maniera molto forte. Queste cose poi arrivano da un giorno all'altro. Lei si ricorda quando non era abituato a fare ricerca su un telefonino, magari 30 anni fa, certo, o faceva solo l'SMS, oggi non so neanche chiederle quante cose fa. Prendo la scommessa che da qui a 2 anni il mondo, i rapporti tra noi e le banche saranno completamente diversi. Ci sarà sia il pagamento che altro. Con chi lo faranno non lo so, ecco, ma in Italia ci sono tutte le caratteristiche per poterlo fare e sono convinto che arriverà molto presto. Sai cosa mi aveva detto una importante dirigente della Gucci? Mi disse, sai qual è il nostro negozio che vende di più? Mi disse, il negozio online. Beh, non è solo per Gucci, è per tanti ormai. Quindi da questo punto di vista è partito ormai il grande cambiamento. Ma direi le aziende del lusso hanno avuto due domande da porsi. La prima è dire internet come proteggo il mio marchio, no? Quello che diceva lei prima è un mondo in cui la qualità dei contenuti non lo so. Oggi si rendono conto che è talmente importante per cui sono costretti ad andarci, perché l'80% delle persone, oggi anche in Italia è 80, ma nel mondo è anche 85, prima di comprare un qualunque bene vanno a cercare su internet, qualunque questo sia. Questa è una media generale, su alcuni prodotti è il 100%, perché oggi le immagini di comprare un viaggio quasi arrivano al 99%. Quindi sempre di più diventa una necessità. Una volta capito come proteggere il proprio marchio, certo vendere diventa il secondo passo, diventa oggi un passo che avviene sempre di più. Un'altra domanda che arriva da un lettore, Luca Salemmi, che chiede, ha parlato di un 20% di ricavi che arrivano da partner che le affidano spazi pubblicitari sui propri siti. E secondo lei Google a tendere vorrà investire su questa area oppure penserà di puntare di più sull'attuale 80%? Allora, dobbiamo investire sulla collaborazione con altri sempre in modo sempre maggiore. Primo perché i ricavi pubblicitari locali vanno sempre più verso internet, noi abbiamo le tecnologie per permettere di valorizzare questa possibilità, ma non le forze a vendere per permettere di andarla a vendere. Quindi la collaborazione diventa fondamentale. Secondo, perché il web sta per fortuna continuando a crescere e quindi sempre di più bisogna valorizzare quello che esiste. Quindi Google aumenterà le proprie collaborazioni con partner di vario genere, fornisce oggi tecnologie, per esempio, per dire io ti do la tecnologia per vendere, ma vendi tu, cosa che non facevamo qualche anno fa. Stefano? Senta, uno dei fronti su cui Google è impegnato è quello dei social network. C'è stato questo lancio di Google Plus l'anno scorso, che si è detto l'anti-Google all'inseguimento, l'anti-Facebook all'inseguimento di Facebook. Mi sembra che i numeri fino a questo momento non abbiano dato grandissime soddisfazioni, o no? Beh, direi che, anzi io, per quello che ne vediamo noi siamo piuttosto contenti, per due motivi. Primo perché è cambiato il modo in cui uno utilizza internet, cioè la nostra idea non era di fare un secondo Facebook, ma di dire fai ricerca su internet, hai un telefono portatile, utilizzi certi prodotti, mettili in comune uno con l'altro e genera valore mettendo questo in comune. Cioè se lei mi dice cerco del vino, noi ci conosciamo, mi fido di lei, so che lei ha cercato certi vini, questo è valore per me. Quindi mettere insieme la componente ricerca su internet con la componente social. Google è oggi il secondo social network in termini di utilizzo a livello mondiale e se contiamo, parliamo anche di YouTube, forse siamo il primo perché abbiamo 800 milioni di utenti su YouTube a livello mondiale. E quindi insomma crediamo sia un successo, anche perché rappresenta il mondo per quello che è. Cioè se io oggi parlo con voi e entra il mio capo, vorrò parlare in modo diverso. E quindi poter dire io creo dei cerchi in cui comunico e divido e do i miei contenuti solo a certe persone, a certe condizioni, ma controllo la mia informazione è importante. Ci si parla di grande fratello, ecco, sul social network abbiamo dato il controllo all'utente, non abbiamo tenuto l'utente. Ha appena citato YouTube, sia per i contenuti televisivi sia per i contenuti musicali cresce la pubblicità nei video, che è uno degli aspetti più in crescita nel web in generale. Gli utenti italiani accettano volentieri la pubblicità nei video o ancora c'è una resistenza? Soprattutto l'industria discografica che è in crisi sta guadagnando con questi video, ancora sono cifre oggi molto basse? Sì, oggi direi che i guadagni sono piuttosto importanti. In 30 secondi, faccio presto che so che voleva pormi una domanda. Abbiamo cambiato anche il modello di YouTube. Oggi facciamo pubblicità con un sistema che si chiama
TrueView, e cioè che le permette di pagare soltanto se la pubblicità è stata guardata. Quello che abbiamo notato è che pensavamo che in realtà molta meno pubblicità sarebbe, invece le persone continuano, la guardano volentieri, e quindi anche lì logica di performance, però vediamo che gli utenti la pubblicità la guardano in fondo abbastanza volentieri, tant'è vero che non è diminuita come quantità. Sì, io volevo parlare a proposito di musei virtuali e soprattutto di un progetto che avete lanciato da poco, che è quello del Glass, Project Glass, questi occhiali alla Matrix che sembrano usciti da film di Blade Runner, che ci permetteranno nel giro forse di meno di un anno di vivere realtà anche parallele, di essere in grado con le mani libere di gestire email, amici, contatti, foto, video, una cosa quasi fantascientifica. E abbiamo visto il video che avete messo su YouTube e volevo saperne qualcosa di più, anche perché affascina tutti noi l'idea, però anche in questo caso c'è il rischio che ci sia una sovrapposizione tra virtualità e realtà. Cosa ne pensa? Lei ha detto quello che c'era da dire, io non ho molto altro da aggiungere. Ci racconti qualcosa di più? Quando viene lanciato? Google, Google è un'azienda che prova nuove tecnologie, tenta nuove cose per vedere poi quello che funziona. Ci no? Sarà un ogni anno. Di istruzioni per l'uso? Ma non credo che ci sarà un bisogno di manuali di istruzioni per l'uso, altrimenti non funzionerà. Questo, come la macchina che si guida da sola, come tanti altri progetti, facciamo dei progetti per far evolvere il pensiero, tentare delle cose diverse. Non le so dire se avrà successo, non le so dire se lo lanceremo in Italia, perché lo stiamo provando, se funziona magari sì, se non funziona magari no. Noi non siamo in una logica di voler imporre delle cose al mondo, noi siamo in una logica di voler tentare delle cose nuove. Tentiamo delle cose nuove, qualche volta si sviluppano, qualche volta no. Lei, vi faccio dire questo, ogni mese ci sono circa 50 innovazioni, nel motore di ricerca. Di queste una ventina sopravvivono. E quindi tante cose vengono provate e poi magari non funzionano. Stefano. Lorenzo da Torino, domanda secca ma interessante. Come immagina Google fra 10 anni? Con un'azienda, ma direi con tanti prodotti diversi. Intorno al cloud ci saranno delle possibilità di gestire l'informazione, di comunicare l'informazione, di condividere l'informazione in un modo molto più completo. Immagino che saremo presenti in tantissimi punti diversi e con modalità diverse. Se mi chiede dove faremo soldi, come faremo fatturato, non lo so. E una cosa che mi piace di Google è che non ci poniamo la domanda come vivremo fra 10 anni cercando di definirla adesso, ma cercando di meritarci ogni giorno di continuare a crescere. Quindi noi guardiamo quello che ci pare importante, tentiamo varie cose e tentiamo poi di portare avanti quelle che fanno senso. Non so chi saremo fra 10 anni, non cerco neanche di saperlo, cerco di meritarmi di vivere domani, se vuole, così poi. E tutti noi abbiamo questa mentalità. Vai. Siete passati da pochi musei del 2011 a 151 nel giro di un anno. Qual è il futuro del progetto dei musei virtuali per Google? È un progetto che mi sta molto a cuore. Io ho voluto assolutamente che Google avesse un istituto culturale in Europa, è forse uno dei, se posso dire, il mio successo, che questa cosa esista. Perché ritengo che se non difendiamo la cultura locale, se non difendiamo questo valore, non avremo poi sviluppo e le nostre società avranno dei grossi problemi. Perché 160 musei? Perché i musei si sono resi conto. È un successo per noi, veramente una soddisfazione enorme, perché si sono resi conto che più le opere d'arte sono su internet, più la gente le va a vedere dal vivo. Se vuoi portare traffico, fai parlare di te. E perché si sono resi conto che più traffico arrivava su questo strumento, su Google Art, più arrivava sui loro siti. 25% del traffico oggi di Versailles proviene da questo. E quindi c'è una volontà di partecipare a questo progetto. Noi abbiamo dimostrato due cose. Uno, di poter rispettare i diritti d'autore, perché lei potrà guardarli ma non downloadarli, queste opere d'arte. Perché abbiamo investito noi per digitalizzare le opere con dei costi che vanno dai 10 ai 50 mila euro a secondo dell'opera, lasciandola poi di proprietà dei musei e permettendo poi a loro di valorizzarle. Quindi è tipicamente una forma di collaborazione a vantaggio di tutti. Ed è un, vi consiglio, se posso permettere, andatela a vedere, perché farsi una collezione a vederlo, è veramente. E tra l'altro ho notato che per noi c'è solo gli Uffizi e i Capitolini. E per il futuro abbiamo la possibilità di sperare almeno che ci sia qualche museo in più o ci dovesse essere? Lei ha parlato di quasi di prevalenza anglosassone, ma abbiamo visto che noi siamo presenti solo con due musei. C'è qualche speranza? Ma direi. Sicuramente sì, qualunque museo rilevante, qualunque museo abbia delle opere, si proponga a noi, lo valutiamo e siamo felicissimi di farlo partecipare al progetto. Poi dovevamo andare veloce e quindi siamo andati da chi ci ha accolto.
Se altri musei ci accoglieranno, ci andremo con estremo piacere e spero che in Italia l'anno prossimo ne avremo qualche decina e non due o tre. Per capire, per farlo capire ai nostri lettori, qual è il criterio per cui si può accedere a questo progetto? La volontà. Non costi, non ci sono costi, cioè la volontà di partecipare e avere a disposizione delle opere d'arte che interessino importanti per la popolazione. Andiamo al finale, se no la dottoressa Panseri che abbiamo di fronte, che ringraziamo, che ha governato, diciamo, con delle occhiate severe e con dei cenni. Ma anche con molti sorrisi. Ma anche con molti sorrisi questa conversazione. Simona Panseri, direttore comunicazione Public Affairs Italia. Allora, io voglio chiederle tre cose. Uno, i giovani. Lei come manager che cosa consiglia ai giovani d'oggi che sono un po' abbandonati? Noi come Affari Italiani stiamo facendo una battaglia, un concorso musicale, ma ne faremo anche non solo per giovani cantanti, ma anche per giovani designer, per giovani creativi. Questi giovani, questo paese li ha abbandonati. Lei da manager che cosa consiglierebbe? Dia un po'... tre regole per arrivare al successo. Dare lezioni mi viene difficile, ma dire la prima cosa, non conta solo quello che sapete, ma conta anche come vi comportate. L'atteggiamento oggi è molto importante e siamo in un mondo che ci insegna oggi dei valori negativi, l'arroganza, l'aggressività, mentre quello che funziona è l'ascolto, l'empatia. Quindi direi, prima cosa ai giovani, lavorate sul vostro atteggiamento, abbiate un atteggiamento sempre aperto e sempre disponibile. Seconda cosa, particolarmente in Italia, ragazzi, bisogna parlare l'inglese perfettamente bene. E abbiamo un ritardo nell'utilizzo dell'inglese che penalizza, lo so che è banale, ma è importante, penalizza moltissimo, e va risolto. La terza cosa è, pensate sempre al valore che portate. Se uno si concentra sul valore che porta, poi sia lo stipendio che il resto viene fuori. Non cercate di accelerare le cose cercando di incassare prima. Ecco. E io trovo molto spesso oggi i giovani in una logica talmente di sofferenza, purtroppo, che finiscono con essere aggressivi e avere troppa fretta. Lo stipendio, il risultato, il denaro in genere viene quando uno, non perché uno non lo cerchi, ma perché uno costruisce valore nel tempo dando valore ad altri. Quel contesto che chiamiamo... Rimaniamo generosi, forse così riusciremo a meritare tutti di crescere. Diceva Steve Jobs, siate affamati, siate folli. Siate affamati, sì, chi non ha fame purtroppo nel mondo di oggi ha problemi. E direi, noi come da Google abbiamo un po' una nostra, un modo di vedere un po' l'interno e dire, tenuto è importante stare bene con se stessi se si vuole evolvere insieme ad altri. Nessun manager può fare questo lavoro se non sta bene con se stesso e se non ha rispetto per le persone intorno a lui. Secondo elemento, ma fondamentale anche questo, è importante rimanere all'ascolto, non cercare di avere troppo ego e di centrare le cose su se stessi. Quel contesto che chiamammo New Economy, che sembrava nel 2000 favorire appunto l'economia del web, con quotazione di idee, no? Progetti che venivano proposti all'offerta pubblica, e poi è morto per le ragioni che sappiamo, per le speculazioni, per le esagerazioni, ma forse è quello che manca, cioè quel contesto che favorisca per questi giovani la valorizzazione dei progetti. Si può fare qualcosa, il mondo bancario, le istituzioni. Ma ci stiamo provando in tanti a portare dei fondi. Il fondo Google è nata così, in un garage, no? È l'idea di un prima o poi siamo, quando siamo nati eravamo tutti piccoli, no? E mi sembra una cosa anche logica. Sì, che un sistema finanziario aiuti è importante, ma forse il primo cambiamento è rimettere al centro valori positivi e non valori negativi. Termino con questo che purtroppo devo veramente scappare. Sì. Quello che mi fa paura oggi in Francia, che mi fa paura in Italia, leggo spesso, vedo spesso la sera anche la televisione, è l'importanza che diamo a valori negativi e il poco valore che diamo invece a quelli positivi, che sono la pazienza, che sono l'ascolto, che sono il rispetto, che sono, adesso mi direte che faccio il cattolico, ma l'amore per il prossimo. Ma se ricominciamo a creare un po' di fiducia, ecco, forse riusciremo a cambiare le cose. Ricreiamo uno spirito positivo, basta tutta questa negatività, quest'odio, questa volontà quasi di violenza alla quale stiamo arrivando, che sta veramente distruggendo i valori fondatori del nostro paese. Perché è importante per noi? Perché l'Italia, la Francia, la Spagna sono nel mondo, rappresentano le fondamenta, no? Insieme alla Grecia, le prime culture, insieme anche all'Egitto, le prime culture, i primi che hanno creato la civiltà, il patto sociale. Oggi cominciamo a fare schifo al mondo. E se non cominciamo a cambiare questo, non torniamo a riportare i veri valori che hanno fatto noi quello che eravamo. E se questo sogno che stiamo per il mondo non esiste più,
Ma chi ha voglia di comprare le nostre scarpe, i nostri, non lo so, i nostri mobili o il nostro cibo o venire da noi a vedere? Dobbiamo valorizzarci rispetto ai nostri valori di riferimento fondamentali, ritornare a questo. Una notizia per concludere, un annuncio, una notizia, ci dia una notizia, che cosa state per annunciare, giusto per fare un titolo? Ma non saprei che cosa dirle, cosa stiamo per annunciare. Il mio mestiere non è fare titoli, il mio mestiere è cercare di portare avanti le cose in maniera coerente. Ma anticipiamo un comunicato stampa, facciamo lavorare di meno la nostra Simona Panseri. Ci dica che cosa state per lanciare, poi vi risparmiamo una fatica. Non saprei cosa dirle, sinceramente. Lanciamo siete tante di quelle cose continuamente. Perché magari qualcosa di... Non so rispondere a questa domanda e non voglio neanche farlo, perché parlare di una cosa in particolare? Certo, niente. Allora, mi dispiace. Ringraziamo Carlo D'Asaro per essere venuto. Assolutamente. E stata... averci dedicato un'ora preziosa del suo tempo. Per piacere. Chiacchierata molto interessante e soprattutto questa conclusione ottimista di pensare positivo e di privilegiare. Ma aiutateci perché ne abbiamo veramente bisogno. Quando uno legge quello che avviene fa paura pensare che oggi gelosia e odio abbiano più valore che amore e volontà. Ma dove andiamo a finire? Auguri a Google e non a Gogol. Grazie.